Benvenuti a questo tutorial sulle maschere in Photoshop. Perché faccio questo tutorial? Perché su molti altri tutorial per altre cose ho visto che invece di utilizzare le maschere per scontornare le immagini, ho visto usare la gomma. Può essere che l'abbiate fatto per una questione di velocità e questo vabbè, non c'è assolutamente problema, non vi accuso, non vi impicco insomma per queste cose, figuriamoci. Però per altre volte quando ho visto screen di lavori, insomma, di una certa importanza, quando ho visto che non era applicata una maschera per scontornare le immagini, insomma, mi è venuto un tuffo al cuore perché la maschera è fondamentale per lavori complicati, soprattutto di scontorno. E adesso vi faccio vedere perché. Allora, io inserisco la mia immagine sopra all'altra immagine che voglio usare come sfondo, la ridimensiono, ok, tenendo premuto lo shift per mantenere le proporzioni delle immagini senza andare ad occhio. Lo shift è la freccia che guarda in su le tastiere, e poi premo invio. Ok. In questi casi molti fanno così, devo togliere via tutta la zavorra intorno, vado su gomma e inizio a togliere via. Ok, tolgo via. Ok, così, vabbè, adesso lo sto facendo proprio la cazzo. Poi più piccola. Una gomma più piccola, metto una gomma più piccola, un po' più dura, inizio a fare contorni così. Ok, però dopo un po' mi accorgo di aver fatto un errore e dico che qua non dovrebbe esserci questa trasparenza orribile da vedere. Allora, cosa faccio? Vado su storia, sulla palette storia, e vado indietro finché non mi si cancella anche sta castronata della guancia, no? Vado indietro e sono fortunata perché vedo che non ho il viso deturpato, però facciamo finta che ho fatto un altro paio di click prima di accorgermi di questa roba qua. Ok, poi mi accorgo, ecco, e faccio anche queste robe qui per sbaglio, vabbè, e mi accorgo da adesso che c'è questa roba. Io vado indietro, però non posso più andare indietro sulla storia e mi è rimasta questa cosa. Quindi adesso cosa posso fare? Devo andare su livelli, cancellare l'immagine, cancellare il livello. Non ho chiuso l'immagine, però in questo caso dovrei riaprire l'immagine, reinserirla di nuovo. Adesso posso chiuderla. Ridimensionarla di nuovo e magari di questa cosa non me ne accorgo subito, me ne accorgo magari quando sono a metà dell'opera. Si girano un po' le palle. E quindi devo ricominciare praticamente tutto da capo. Con le maschere, no. Allora, selezioniamo prima di tutto il nostro livello. Selezionato il livello a cui voglio applicare la maschera. Qua sotto c'è questo pulsantino, aggiungi maschera di livello, clicco e qui sopra mi appare questa iconcina dove c'è questo foglio bianco con questi bordini un po' più spessi, però se io clicco sull'immagine, adesso c'è l'immagine con questi bordini un po' più spessi. È per vedere dove sto lavorando. Se i bordini più spessi ce li ha l'immagine, io scelgo un colore, ok, il pennello,
e vado a colorare sull'immagine in questo momento. Invece, se seleziono la maschera, intanto qua sotto i colori sono bianco e nero. Io prima avevo selezionato il verde, guardate qua nell'angolo. Seleziono l'immagine, c'è verde e bianco. Seleziono la maschera, c'è bianco e nero. Perché? Perché la maschera lavora in bianco e nero, ovvero il bianco aggiunge, il nero toglie. Quindi, siccome il bianco aggiunge e io adesso sono sulla maschera col bianco, col pennello non succede niente e il nero toglie, inverto i colori della maschera, vado, adesso prendo un pennello un po' più, con il nero in primo piano sulla maschera selezionata, vado sull'immagine e inizio a togliermi via quello che non mi interessa, no? Faccio un errore apposta adesso, cancello mezz'occhio. Vado avanti con il mio lavoro, un po' alla cacchio qua adesso, ma per farvi vedere il concetto. Perfetto. Quanti click sto facendo? Infiniti. Continuo a fare click. Continuo a fare click. Mi accorgo dell'occhio. Cosa faccio? Se fosse stata la gomma e con Storia non, e Storia non mi arrivava a quel passaggio della gomma, avrei dovuto rifare tutto da capo. Invece abbiamo detto che nero toglie e bianco aggiunge. Qua sotto vado a mettere il bianco in primo piano, vado sopra l'occhio della porella e inizio ad aggiungermi di nuovo. Aggiunge qua, che c'è un po' una rosa, posso aggiungere, vedete? Torno ad aggiungere, non mi va a distruggere l'immagine, non mi va assolutamente a distruggere l'immagine. La cosa bella di questo strumento è che lavora con tutti gli strumenti che mi gestiscono il colore praticamente. Ovvero mi va a lavorare anche con la sfumatura. Io vado sul secchiello, seleziono lo strumento sfumatura, ok, il nero toglie, il bianco aggiunge, qua vedete nero, da nero a trasparente. Sempre con la maschera selezionata vado ad applicare una sfumatura sulla maschera. Ok, in questo caso fa un po' schifo applicata a questa foto, però come potete vedere dalla miniatura della foto, la foto qua me la dà ancora integra, però mi dà colorato dove va applicato il bianco e il nero, no, della maschera, solo la maschera stessa. Dopo posso fare mela A, ovvero selezionare tutto la maschera, cancellare quando ho il bianco sotto e cancello, mi cancella col bianco. E ricominciare da capo, senza andare a inserire di nuovo l'immagine e andando a modificare quanto mi pare il contorno della mia amica qua. Seleziono lo strumento lasso, per esempio, che tanti vanno bene con lasso magnetico a fare le selezioni. Io uso con la foto selezionata, uso lasso magnetico. Ok, in modo da fare un primo scontorno, per esempio. Vabbè, adesso faccio molto blando. Perfetto. Dopo vado qua. Vado qua. Seleziono la maschera. La selezione mi è rimasta, ok? Bianco toglie, nero aggiunge, quindi adesso si vado a cancellare, non succede niente perché se io devo cancellare una parte devo mettere nero sotto con una selezione, cancello.
Adesso posso rimettere il nero in prima posizione, deselezionare, selezionare il pennello e andare a rifinire, capito, la mia selezione. Cioè, e la cosa veramente importante di questo strumento, che vi fa risparmiare un sacco di tempo, è che non vi va a distruggere l'immagine. Questo è la manna di questo, dello strumento maschera: non vi va a distruggere l'immagine. Poi, altra cosa molto importante dello strumento maschera: io seleziono la mia immagine sul livello, ok? Qua sotto c'è un altro strumento che si chiama Crea un nuovo livello di riempimento. Io scelgo una voce, livelli, curve, che l'avete già vista questa voce, l'avete vista su immagine, regolazioni, e qua sono praticamente quasi tutte le voci. Però se io vado su bianco e nero, per esempio su questa immagine, con tutta l'immagine selezionata, solo di Chris, ok, mi fa tutte le immagini in bianco e nero. Ma se io volessi tutte in bianco e nero tranne gli occhi, come faccio? Come avreste fatto voi? La maggior parte delle persone avrebbero fatto o una selezione in maschera veloce, poche persone, che è il pulsante qua sotto, oppure, non lo so, io personalmente non lo so. Invece se io faccio qua, bianco e nero, no, bianco e nero, apparentemente, cioè dicessimo, ma qua mi prende tutta l'immagine, ok, voi date l'ok. Qui vedete che mi è comparso una maschera, una miniatura livello, che è l'effetto che noi andiamo a applicare all'immagine con la maschera. Se abbiamo detto che bianco mette, nero toglie, allora io faccio così, metto il nero sotto qua, metto il bianco sopra e nero sotto, faccio omega A, cancello, no, era giusto così, scusatemi, ok, tutto scusate in bianco e nero, nero in primo piano, pennello, grandezza degli occhi, ok, vabbè, adesso solo gli occhi voglio però voglio questo effetto applicato solo a Chris. Seleziono tutti e due, tengo premuto, ok, seleziono tutti e due i livelli, il livello di regolazione e il livello della ragazza. Tengo premuto Alt, vado tra i due livelli e mi viene fuori quell'iconcina, clicco, vuol dire applica questo livello di regolazione solo a questa immagine sottostante, non anche a questa. Ecco, tutto ciò solo se lavorate con maschere o livelli di regolazione. Capito? Bene. Spero di essere stata utile. Provate, smanettate un po' voi, vedete come se vi trovate bene, perché queste cose sono belle anche per l'applicazione su testi e tutte cosine così, insomma. E lo so che l'esempio non è uno dei migliori, però aiuta tantissimo la maschera, ti risolve un casino di cose. Bene, e ci vediamo al prossimo tutorial.